24esima giornata della Samsung Volley Cup di Serie 1 femminile consegna i primi verdetti di stagione. L'Imoco Volley Conigliano si assicura il primo posto in regular season e con esso la partecipazione alla Champions League della prossima stagione. Le ragazze di Santarelli, nell'anticipo del sabato sera al Palau Bibanca di Cuneo, espugnano la fortezza della Bosca San Bernardo, che arrivava da 8 vittorie interne di fila, con un netto 3-0 che porta serenità e convinzione alle Pantere, in vista della difficile trasferta turca di Champions, per provare a ribaltare il 3-0 subito al Palaverde, mentre le cunesi, con 5 punti di vantaggio su Bergamo e Brescia, avranno comunque l'ultima giornata casalinga per blindare l'ottavo posto utile per il playoff. Anche l'Igor Gorgonzola Novara vince nettamente per 3-0 nel derby del Ticino contro le farfalle della Unit Iwerco Busto Arsizio, che danno filo da torcere alle ragazze di Barbolini solo nel primo set. Piccinine e compagne risparmiano quindi energie preziose per il ritorno dei quarti di Champions contro lo Stoccarda, dove dovranno difendere il prezioso 3-1 conquistato in Germania, così come le Bustock forse erano già con la testa alla gara di andata della finale di CEV Cup in Romania. Si rialza da un periodo difficile la Savino del Bene Scandicci e lo fa nel momento migliore, battendo nel derby toscano del Mandela Forum le ragazze del Bisonte Firenze, che dopo un buon momento di forma non riescono a fermare Bosetti e compagne, che consolidano il terzo posto in classifica e proveranno a trovare l'impresa anche a Istanbul per il ritorno di Coppa. La Saugella Team Monza approfitta della sconfitta di Busto per prendersi il quarto posto in solitaria, grazie alla vittoria in rimonta per 3-1 contro la Radini Filottrano, che non riesce a trovare punti nonostante un'ottima prestazione. Le ragazze di Falasca saranno anch'esse impegnate in Turchia nell'andata di finale di Challenge Cup in programma mercoledì. Consolida al sesto posto e si avvicina alle farfalle la EPU Pomica San Maggiore, che al Palaradi vince 3-2 contro le ragazze terribili del Club Italia Crai, che mettono in grande difficoltà Arrighetti e compagne e strappano il loro terzo punto in stagione, dimostrando grinta e talento anche lontano dal centro pavesi. Si interrompe la rincorsa verso la salvezza della Reale Mutua Fenera Chieri, che cade per 3-0 in casa sotto i colpi della Banca Valsabbina Millennium Brescia, che dimostra sul campo ancora una volta l'ottima stagione disputata e che lascia le Collinari a meno 5 da Filottrano, a sole 2 giornate dal termine del campionato. Sì, per me è la prima volta e sono emozionata, è una bella sensazione. Abbiamo fatto bene quest'anno, nel senso in campionato comunque ci abbiamo andato e volevamo raggiungere questo obiettivo. C'è stato un periodo in cui abbiamo fatto abbastanza fatica, però ci siamo rialzate, abbiamo continuato a lottare e ce l'abbiamo messa tutta, insomma. È meritato un po', diciamo.